Ora non lo sono più. Mi riverò con lo sconosciuto. Ho trascorso la mia esistenza nell'antica Roma, durante il regno di Augusto. A quei tempi ero un poeta. Ho cantato la guerra di Troia e il viaggio di Enea. Sussultai, un grande poeta, il viaggio di Enea. Ma non poteva che essere... Virgilio! Esclamai a gran voce. E lui confermò con un cenno del capo. Mi portai una mano al petto per l'emozione. Virgilio era il poeta latino più famoso della storia. Che onore incontrarlo di persona. Io stesso ero diventato un poeta studiando le sue opere. Lo consideravo un maestro. Ma che cosa ci faceva un poeta dell'antichità in quella selva oscura? Come se avesse indovinato i miei pensieri. Virgilio mi spiegò. Sono qui per farti da guida, Dante. Vuoi salire in cima al colle, vero? Sì, ma è impossibile, sospirai. Le tre fiere non devi avere fretta di salire. Non ce la farei mai da solo. Soltanto chi è superbo crede di potersi salvare.